Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolar Vita. In questo video vi parlo di come stare in deficit calorico per bruciare grassi. Come sapete abbiamo bisogno di questo deficit calorico se vogliamo perdere peso e bruciare grassi. Potete calcolarlo con la formula che vi lascio qui in questo momento. MG è massa grassa. Mi raccomando, lasciateci un like se vi piace questo video e iniziamo. Allora, prima di tutto, dopo aver calcolato le vostre calorie di deficit calorico, dovete poi impostare i macronutrienti. Vi lascio adesso una schermata che potete utilizzare. È molto importante che consumate sufficienti proteine. Per quale motivo? In primo luogo la sazietà. Nel secondo luogo vogliamo provare a mantenere il più massa muscolare possibile anche quando siamo in definizione. E quindi dobbiamo essere sicuri di consumare abbastanza proteine per stare in una sintesi proteica positiva anche quando siamo in deficit calorico. Secondo consiglio, una volta impostate le calorie e le vostre proteine, in realtà potete decidere voi in che proporzione mettere i grassi e in che proporzioni mettere i carboidrati. Non c'è una dieta che è meglio di un'altra, low carb vale low fat, come si vede ripetutamente nella ricerca scientifica, e quindi completamente la tua preferenza. C'è gente che magari è un po' più intollerante ai carboidrati, di conseguenza magari si sente più energetica con dei grassi più alti, altri invece, italiani, tanti di noi, che vogliamo sempre mangiare comunque pasta, vogliamo mangiare la pizza, vogliamo includere tutte queste fonti di carboidrati e quindi magari abbassiamo i grassi in favore dei carboidrati. Ma questo è una preferenza individuale, come ripeto, a parità di calorie e di proteine la proporzione tra grassi e carboidrati in deficit calorico non sembra avere un effetto particolare sulla perdita di peso e soprattutto sul bruciare i grassi, quindi completamente come vuoi te. Consiglio numero 3, molto importante, il numero di pasti giornalieri. Anche questo è stato dimostrato dalla ricerca scientifica che tra i 2 e i 6 pasti non sembrerebbe che ci siano differenze in termini di composizione corporea, ok? Quindi magari non è il massimo consumare un singolo pasto. Per quale motivo? Un singolo pasto nella giornata vuol dire che state tanto tempo nella giornata a digiuno e questo magari non favorisce in totale la sintesi proteica giornaliera. Quindi magari invece fare 10 piccoli pasti al giorno, sono troppo piccoli questi pasti, non è che accelerate il metabolismo, che questo non funziona, è stato dimostrato dalla ricerca scientifica, che non è che se fate tanti pasti piccoli il metabolismo accelera, alla fine questa è una cavolata. Però se fate magari 10 pasti, sono più piccoli, siete meno sazi, avete più fame, quindi io vi consiglio di rimanere tra i 2 pasti giornalieri e i 6 pasti giornalieri su vostra preferenza. Consiglio numero 4, dovresti fare una fase di digiuno nell'arco della giornata? Anche questo è in base alla tua preferenza, non è che fare un digiuno è magico e ti brucia più grassi. Io personalmente faccio il digiuno intermittente perché, avendo un appetito molto grande, se faccio a colazione, poi pranzo e poi cena e poi gli snack, mi ritrovo che ho fame la sera prima di andare a dormire. Quindi che cosa faccio? Faccio un periodo di digiuno, si chiama il digiuno intermittente, all'inizio della giornata, quindi salto la colazione, non mangio niente, per poi avere del pranzo, snack, cena più consistenti, così che vado a dormire e non ho così tanta fame. Ma ancora, non devi per forza di cose fare un periodo di digiuno, magari invece lavori di notte e quindi fai il digiuno inverso, magari non mangi a pranzo, magari mangi a cena e a colazione, anche questo in base alla tua preferenza. Quando fare il pasto all'interno della giornata, questo si chiama anche nutrient timing. Diciamo che le cose fondamentali sono che avete impostato le calorie e i macronutrienti. Una volta che siete sicuri di colpire questo, allora potete passare a pensare al timing dei vostri pasti. Io lo dico, secondo me dipende tutto dall'individuo, dipende dalla vostra, dal vostro stile di vita, dal vostro lavoro, da quando lavorate, da quando andate in palestra. La cosa fondamentale che direi è dovreste provare a consumare un 20 grammi di proteine dopo l'allenamento, giusto? Quindi lasciatevi come minimo uno shake proteico dopo l'allenamento, se non volete lo shake proteico, un pasto, un'altra fonte di proteine. Un 20 grammi di proteine dopo l'allenamento, magari entro un'ora dopo l'allenamento, è importante per massimizzare la sintesi proteica in questa finestra anabolica, giusto? Quindi questo è quello che consiglio io. Se riuscite e se vedete che voi quando vi allenate più forti, se avete mangiato qualcosa prima, anche 30 minuti o un'oretta prima, potete fare un altro passo come minimo di 20 grammi di proteine. Se ci volete aggiungere 20 grammi di carboidrati perché avete visto che vi sentite particolarmente bene, vi consiglio di testarlo. Questo è molto importante, quindi intorno al vostro, la finestra diciamo anabolica intorno al vostro allenamento, è importante secondo me consumare un pasto prima e un pasto dopo, se vedete che avete energie, che vi aumenta la performance. Altra cosa molto importante,
Una ricerca scientifica ha dimostrato che se voi mangiate due pasti solamente nell'arco della giornata con 60-70 grammi di proteine, quindi due pasti però più consistenti in grammature di proteine, rispetto a dividere queste proteine in 4-5 bolus, quindi 4-5 pasti più piccoli, 20-30 grammi, sembrerebbe maggiore la sintesi proteica se fate 4-5 pasti un pochino più piccoli di proteine rispetto a due molto più elevati in proteine. Personalmente io non mi faccio prendere troppo da questa ricerca perché non rispecchia molto il mio stile di vita, nel senso se volessi fare 5 pasti di proteine, 20-30 grammi, dovrei portarmi appresso, dovrei portare appresso snack, barrette, dovrei avere un po' di proteine sempre con me, giusto? Perché se esco devo avere delle proteine perché devo fare questi piccoli 4-5 bolus. Invece molto più probabilmente io mi assicuro di prendere abbastanza proteine a pranzo e a cena, e se riesco magari anche due snack proteici nell'arco della giornata, giusto? Però come detto, l'importante sono le proteine totali nell'arco della giornata. Poi potete passare a pensare quando nell'arco della giornata e a quanti pasti dovete fare. Comunque, se potete, forse sembrerebbe meglio fare 4-5 bolus di proteine più piccoli, quindi 20-30 grammi nell'arco della giornata, invece che uno o due molto più grandi. Scegli se usare il cardio oppure no come strumento per bruciare calorie e facilitare il deficit calorico. È essenziale? No. Lo dobbiamo fare tutti per forza? No. Io ad esempio ho perso adesso 8-9 kg, avrò fatto cardio magari 5 volte nello spazio di 2 mesi, quindi non devi fare cardio perché tu con la dieta in deficit calorico stai comunque bruciando grassi. Ma puoi utilizzare il cardio se ti piace, non solo per aumentare la salute e il benessere in generale, perché comunque è ottimo fare resistenza cardiovascolare, ma anche come strumento per facilitare il tuo deficit calorico. Metti che devi abbassare troppo le calorie e che hai troppa fame, perché devi mangiare troppo poco per bruciare i grassi. Hai fame, cos'è che potresti fare? Potresti inserire magari 2 o 3 sedute a settimana di cardio, anche questo in base alla tua preferenza, HIIT o LISS, quindi steady state, moderato oppure ad alta intensità, intervalli. Decidi tu 2 o 3 volte per essere sicuro di bruciare quelle 300 calorie a sessione, che ti permette di creare o facilitare la creazione del deficit calorico, magari ti permette di mangiare un pochino di più, quindi con la tua dieta, o semplicemente ti accelera il processo di bruciare i grassi. Quindi cardio, utilizzatelo come strumento come volete voi, come di preferenza personale, il tipo di cardio non importa, mi assicurerei di bruciare 300 o 400 calorie in tutte le sessioni di cardio. Potete vederlo sulle macchine che usate, magari fate il tapis roulant, magari avete l'orologio, non sarà preciso, magari ne bruciate 280, la macchina o l'orologio vi dice che ne avete bruciate 320, l'importante è la costanza e che siete più o meno in quel range. Consiglio importantissimo che vedo un sacco di miei clienti fanno questo errore: mi raccomando ragazzi, anche solo camminare di più durante la giornata, muovervi di più, vi permette di bruciare più calorie e permette di mobilitare più grassi e di perdere peso più rapidamente. Per qualche motivo, purtroppo sarà la vita sedentaria che abbiamo di ufficio, queste cose qua, molta gente cammina troppo poco, dobbiamo provare a colpire come target 10.000 passi al giorno. Io vi assicuro, se adesso avete notato che non perdete peso e state camminando 5.000 passi al giorno, se voi raddoppiate, mettivi, fate una camminata prima di andare a dormire, giusto? Guardate sul telefono, nell'applicazione Health, se avete l'iPhone, vedete, ho fatto solo 5.000 passi, uscite, fatemi altri 5.000 passi, giusto? 20-30 minuti a piedi, avete colpito 10.000 passi, vedrete che il giorno dopo per qualche motivo starete messi parecchio meglio di peso. Ho notato anche che per uno che sta in deficit calorico magari il peso non scende, non scende, non scende, appena dico vai, cammina di più, sei sicuro che stai facendo 10.000 passi? Fai 10.000 passi, il giorno dopo il peso scende, quindi questo è importantissimo. Camminate come target 10.000 passi al giorno. Questo me l'avete sentito già ripetere un sacco di volte: provate a dormire il più possibile, 7-8 ore a notte ragazzi, la ricerca scientifica è molto chiara su questa cosa. Prendendo due gruppi, se il gruppo dorme di meno, metti che perde 1-2 ore di sonno a sera, e l'altro gruppo invece riesce a dormire quelle 7-8 ore a notte, a parità di calorie, giusto, entrambi i gruppi perdono stessa quantità di peso, stanno in deficit calorico, però il gruppo che dorme di più perde in proporzione di quel peso più massa grassa rispetto alla massa muscolare, ed è pazzesco. Se dormi troppo poco, praticamente nonostante perdi lo stesso peso, la proporzione di grasso a peso perso sembrerebbe quasi invertirsi se dormi di meno e se non riesci a dormire abbastanza, giusto? Quindi quello è importantissimo, prova a dormire 7-8 ore a notte se vuoi bruciare i grassi nella maniera più semplice e più rapida possibile. Consiglio importantissimo: quando avete fame, non è
la densità calorica in sé, in realtà è il volume di cibo che si presenta nello stomaco. Quindi come possiamo aumentare questo volume di cibo? Se beviamo delle bevande a zero calorie, oppure dei liquidi a zero calorie, che possono essere acque, bevande gassate a zero calorie ogni tanto, queste cose qui vi aiuta molto a riempirvi. Io ho notato che se prima di un pasto mi sgolo mezzo litro di acqua, già mi scende la fame di parecchio, perché vado a riempire lo stomaco con l'acqua e in più di conseguenza mangio di meno e sono più sazio quando mangio il mio pasto. Quindi mi raccomando, sia prima dei pasti che durante, che poi in mezzo e tra i pasti, bevete un sacco di acqua. Potete anche bere del caffè decaffeinato, zero calorie, delle bevande zero calorie, in modo da creare più volume nello stomaco e essere più sazi a lungo termine. E sulla stessa linea d'onda, mangiate più frutta e più verdura. Per quale motivo? Frutta e verdure sono ricchi di fibre che vi riempie in sé, ma anche sono tanto volume per la quantità di calorie. Se ci pensate, magari un'insalata, 200-300 grammi di insalata, sono solamente 50 calorie. Però se voi ad esempio andate a rimpiazzare la vostra fonte di carboidrati primaria, magari in fase di massa, tipo il riso, e ci mettete invece al posto del riso, al posto del pane, ci buttate un sacco di verdura, vedrete che vi riempite ugualmente se non di più, proprio perché c'è tanto più volume per le calorie, e sarete sazi e questo vi facilita il restare a dieta. Io ho notato che se per i miei pasti principali, pranzo e cena, mangio tante verdure, magari le cambio un pochino così che non è sempre lo stesso gusto, magari le cucino in modo diverso, le puoi cucinare con limone, con delle spezie, con delle salse a basse calorie, però in questo modo create più volume, siete più sazi. Invece per quanto riguarda la frutta, potete mangiare qualsiasi frutta, le mie preferite sono mela, banana, mi piace anche frutta di stagione, in questo momento pesca, melone e albicocche, e mangiate la frutta quando tra i pasti praticamente, quindi dopo il pranzo vi mangiate la frutta, che ne so, a merenda, vi mangiate la frutta la mattina. In questo modo sono molto poche calorie, però vi rende più sazio, vi riempie di più. Quindi queste due cose importantissime. Molto probabilmente se avete ancora fame e state seguendo la vostra dieta, avete fame, state mangiando troppa poca frutta e verdura, e sarebbe una delle cose che vi dico: provateci, prova a mangiare molta più frutta e molta più verdura. Cambia tutte, rifai le scelte di cibo cambiando le fonti primarie di carboidrati in frutta e verdura e vedrai che sarai più sazio e sarà più facile stare a dieta. Ultimo consiglio: voi sapete che io sono un esponente della dieta flessibile, che mi piace non avere uno schema rigido perché non combacia tanto con il mio stile di vita. Io se esco, se mi invitano degli amici a cena, se vado fuori, voglio essere e avere la libertà di poter scegliere quello che voglio, che poi con l'applicazione è come un giochetto. Lo metto in applicazione e io a fine giornata voglio aver colpito tutti i numeretti, ma senza avere, diciamo, una struttura prestabilita, un piano prestabilito. Però è molto vero che alcuni di noi magari è più facile, se vogliamo scendere tanto di percentuale di massa grassa, se vogliamo bruciare tanto grasso, magari avere un piano più strutturato. Per quale motivo? Semplicemente perché così sapete esattamente quali pasti farete, quando li farete, e sapete già che se colpite tutti questi pasti a fine giornata avrete colpito le vostre calorie e i vostri macronutrienti e starete in deficit calorico e di conseguenza brucerete i grassi. Quindi ci sta per alcuni di noi che avere un piano strutturato può essere, può aiutare. E qua ci metto il plug: io faccio anche consulenze di piani nutrizionali, se avete bisogno di qualcuno che vi calcola le calorie secondo il vostro obiettivo e che vi fa un piano in base ai macronutrienti. Non sono un dietista registrato, però ho tanta esperienza con questa cosa, sono un personal trainer certificato. Se avete bisogno di calorie, macronutrienti, degli schemi esemplari, link in descrizione qua sotto. Ripeto, magari non fanno al caso di tutti, però magari per altri invece facilita molto le cose, basta che rispetti il piano e riesci a restare a dieta e vedi che effettivamente riesci a bruciare grassi. Per quale motivo non mi piace troppo il piano? Perché ho paura che poi uno lo prenda come sono sul piano e poi appena sgarra non sono più sul piano, oddio cosa faccio, vado in panico. Mentre a me per quel motivo non sono al 100% e non promuovo questi piani nutrizionali. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi anche al canale, lasciate un commento se avete qualche altro consiglio. Spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao!